Quest'anno il premio Best Practices, nella piena logica dell'Open Innovation, si apre anche alle scuole. Ci puoi spiegare questo nuovo progetto? Beh, questa è la novità più importante forse del premio Best Practice, nel senso che le vere idee probabilmente devono venire dai giovani e che ben vengano dai giovani che iniziano a muovere probabilmente o che muoveranno probabilmente da qui poco i primi passi del mondo lavorativo, in virtù anche del principio dell'alternanza scuola-lavoro, dove Confindustria e Confindustria Salerno ovviamente ne ha sposato pienamente il progetto. Imprese che danno problemi e giovani ragazzi che cercano soluzioni. È questo lo spirito dell'Hackathon di quest'anno, che avvicina i giovani al mondo delle imprese e avvicinano i giovani a quel concetto per cui da un'idea può nascere un'impresa, da un'idea può nascere la soluzione. Non importa l'idea quanti anni abbia, ma importa che sia un'idea innovativa e probabilmente anche un'idea folle, un'idea pazza, ma che possa essere un'idea, come dire, che vada a risolvere un problema. Quest'anno il gruppo Giovani Imprenditori ha avuto un ruolo ancora più attivo nel premio Best Practices per l'innovazione. Diceva Edoardo Gisolfi, le energie vengono dai giovani, dai giovani imprenditori delle Confindustria. Sì, diciamo che quest'anno c'è stata la consacrazione del gruppo Giovani all'interno del premio Best Practice, con tanto di partenariato, diciamo, sotto ogni punto di vista. Da quando abbiamo iniziato col mio mandato, già devo dire, avevamo inserito alcune nostre figure all'interno del premio come, diciamo, supporto tecnico. Con quest'anno, grazie insomma anche al presidente Gisolfi, abbiamo protocollato questa intesa che è diventata di carattere ufficiale, e quindi saremo a supporto continuo e costante di quelle che saranno anche tutte le successive iniziative del premio Best Practice.